guys, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua, come la settimana scorsa, quando abbiamo fatto l'altro video, non mi ricordo, un poco di tempo fa, su Zoo Tycoon su Xbox One. La volta scorsa abbiamo giocato nella modalità campagna, ovvero la modalità che ti mette in uno zoo già creato e tu devi solo raggiungere dei determinati obiettivi. L'altra volta abbiamo fatto il Regno Unito, dove abitiamo noi, e l'abbiamo completato. Questi erano, se volete leggerli, gli obiettivi da fare. E adesso andiamo al livello successivo, ovvero il secondo zoo da appunto aggiustare, ecco, da mettere a posto, ecco. I traguardi da raggiungere, allora, siamo in Alaska, mamma mia che freddo. I traguardi da raggiungere sono: posiziona le giuste dotazioni per gli animali nei relativi habitat, arricchisci ciascun habitat con animale. Ok, dimostra un'interazione cibo, aumenta il livello di fama del tuo zoo. Come premio riceveremo la fontana elefante d'oro e lo scenario riabilitazione animale. Bene, io direi di partire subitissimo e con questo caricamento che sarà velocissimo. No, scherzo, però voi lo vedrete molto corto. Eccoci qua, avete visto che velocità questi caricamenti di Zoo Tycoon. Siamo qui nel nostro zoo, buonasera, buonasera signori, sono seduti due fidanzati, quanta Bonigil. Però c'è la sua sorella gemella e il fratello gemello di quella, tutti e due seduti da quest'altra parte. Questa c'ha la minigonna, non ti mettere così se c'è. Qua ci stanno, due fidanzati, almeno questi sono diversi, no, sono sempre gli stessi con i capelli corti. Bene. La signorina con il lemure sulle spalle. Allora vediamo un po' gli obiettivi. Bando alle ciance, che questi obiettivi sono pure a tempo. Allora abbiamo un po' di tempo per farli tutti quanti. Vediamo prima dotazioni tropicali. Gli animali nell'habitat tropicale medio sono annoiati, affamati e sporchi. Niente più. Posiziona delle dotazioni nell'habitat per soddisfare i loro bisogni. Ok, portami. Mettiamo la divisuale dall'habitat tropicale. Qual è l'habitat? Grande. Habitat tropicale, tropicale medio, eccolo qua. Allora, oggetti habitat, mettiamo cura animale. Sono sporchi, affamati e noi. Allora, però dipende da che animali ci stanno. Intanto mettiamo pulizia alce integrata. Non metto più pulizia pesce. Qualcuno mi ha pure commentato. Ah, che palle. Ok, come, che animali ci sono? Guarda animali, che animali sono? Che cacchio è? Jonathan! Ah no, scusate, è uno scimpanzé. Bene, è solo un cucciolo di scimpanzé. Puri, lo stanno facendo morire di fame. Va bene, allora mettiamoci le dotazioni, oggetti, habitat. Cosa gli facciamo mangiare a questo bello scimpanzé piccolino piccolo? Ah, ho messo prima il divertimento. Come divertimento mettiamo scimpanzé 2 stelle. Scimpanzé livello 1. Ecco qua, telai di arrampicata. Questo va benissimo per gli scimpanzé. Gli scimpanzé l'abbiamo riparato senza che era scassato. Ora è pieno di dotazioni, ben fatto. Che è? Ancora se muore di fame, poverino. Cura animale, mettiamogli da mangiare. Mettiamo cibo vegetale o cibo di frutta. Mettiamo un po' di frutta, le banane piacciono alle scimmie. Mettiamo, miglioriamolo anche, tanto i soldi non ci mancano. Bene, e abbiamo completato il primo obiettivo. Vediamo il secondo. Dotazione alpina. Gli animali dell'habitat alpino grande sono annoiati, affamati e sporchi. La stessa cosa. Ma voglio sapere chi lo gestiva prima questo zoo. Devi abbuscare. Alpino grande. Vediamo che animali ci sono prima di andare a mettere modifiche. Ci sta. Oh, un orso bianco e un orso marrone. Se si mettono insieme fanno un orso bianco nero. Allora, vediamo cosa. Quindi l'orso va. Come cibo possiamo mettere la canne. La canne e un po' di pesce. Mentre, no, serve ancora cura animale, se no come si lavano? Se no non si lavano. Pulizia uccellino. Perché questi qua? Mettiamone due, sono due orsi.
A una pulizia al cervello. Qua mettiamo del divertimento, delle dotazioni di divertimento. Allora, costruisci per gli orsi, orsi di livello... Eccolo qua. Ceppi di legno. Ceppo... Tira graffi, orso, brizzola, però dobbiamo fare la ricerca, allora non ci interessa. Vabbè, facciamo la ricerca, questo poi mi sa che si sblocca pure negli altri zoo, ci mette poco. Perché poi dobbiamo salire anche di livello. Bene, mettiamo questo qua. Lo miglioriamo? No, si deve solo riparare. E quindi credo che qua, questo qua anche sta abbastanza bene ora come... Abbiamo messo il cibo, abbiamo messo di tutto. Vediamo un po' gli altri. Svecchia la savana. Gli animali nell'habitat savana grande sono annoiati. Ma io voglio sapere il proprietario prima di me di questo zoo chi era. Lo voglio sapere. Ci voglio proprio parlare. Che ne è Zazzus? Ecco, c'è un elefante. E un elefante. Un elefante. Due elefanti. Che si dondolavano su una ragnatela. Ok. Mettiamo sempre cura animale. Anche qui mettiamo la pulizia. Mettiamo pulizia coccodrillo intagliato. Coccodrillo tagliato. Mettiamo livello 6. Mi ha sbloccato il cappuccino, ragazzi. Chi vuole un bel cappuccino? Basta con i cappuccini, non ce la faccio più. Già al lavoro ne vedo troppo. Ok, mettiamo un'altra pulizia. Visto che sono due gli elefanti. Il cibo, mettiamo frutta e verdura. Così apriamo un fruttivendolo. Ok, e ora mettiamo un divertimento. Sempre, pure per l'elefante. Per l'elefante. Elefanti, vasca. Una vasca da bagia si lavano. Poi mettiamo pure la vasca. Questa qua va benissimo per gli elefanti. Una bella vasca. Ecco qua, vorrei restare tutto il giorno in una vasca. Ok, abbiamo completato questa altra sfida. Ispettore di specie. Gli ispettori zoologici stanno venendo a visitare lo zoo. Soddisfa i bisogni degli animali e porta la contenenza di tutti gli animali nella zona verde per 3.000. Non mettere gli animali in libertà e non darli in donazione o farli rare. Cibare gli animali. Gli ospiti adorano... Ah, dobbiamo fare un'interazione. Oggetti habitat, interazione. Mettiamo interazione cibo. Vi faccio vedere anche questa cosa che non ve l'ho mai fatta vedere. Diventiamo... Non siamo più gli dei dello zoo. Ciba animale. Si dovrebbe fare col Kinect. Infatti guardate là, mi dice che sto troppo vicino. Però non c'ho abbastanza spazio per Kinect. Allora, cosa prendiamo? Un mandarancio, una mela, una banana. Magna da banana. Ti sei mangiato sta banana. Elefanto? Quello si sta facendo la doccia. Elefanto? Venga qui, signore elefanto. Selezioniamo l'elefanto, questo qua più vicino. Elefanto? Eccolo qua, vedi, vieni a capi. Ti diamo una banana. No, perché l'arancio? Io voglio dare la banana. È l'unico fto dell'amor. Già ce l'ho in mano la banana. Ti mangia da sta banana, frate. Christopher, se non ti togli da qua. Mangiati la banana. Ecco qua. È buona banana. Però la buccia almeno la potevi buttare, secondo me. Non lo so, poi vedi tu. Se ti piace pure la buccia. Senza che mi guardi così, stavo scherzando. Diamogli un'altra banana. Dopo non ce l'ha. Acchiappa la banana. Mangia la banana e non buttare la buccia per terra, se no poi scivola. Bene. Ok, interazione cibo completata. Oh, quella è entrata poi nello zoo. E là, Gussiland, con questi occhiali sembri una bit. E questo chi è? Il fratello scemo di Giorgiona. E quei due prima di fidanzati prima che stavano là fuori hanno deciso di entrare. Però c'avevo un pantalone diverso. Cambiare ogni tanto.
Ecco Joe Jonas, c'è anche lui. Con la nera a fianco. Si intende con la nera. Bene, ora dobbiamo solo aspettare che ci vengano a fare questa ispezione. Dobbiamo tenere tutti gli animali a livello verde. Questo è verde. Questo è verde. Verde. Questo è verde. Tutto verde. E intanto però... controllati gli appunti, gli ispettori zoologici hanno dato al tuo zoo una voce e un voto eccellente. Il loro marchio di approvazione è fantastico. Bene, abbiamo fatto tutte le... ah no, c'è una... Mostra agli ispettori di avere la stoffa per prendere il comando. Espandi lo zoo e raggiungi il livello 9 di fama. Quindi per raggiungere il livello 9 ci vuole ancora un po' di strada. E allora iniziamo a mettere qualche animaletto. Qua, siccome lo scimpanzé era da solo, quello piccolino, qua mettiamo... un altro scimpanzé, cioè la mamma e il padre. Compriamo la mamma e il papà. Bonobo. Livello 7. Sbloccato il rinoceronte nero. Allora, compriamo Antonio. Questo è il mio amico Antonio, vedete? C'è Antonio. Scimpanzé maschio. E poi compriamo anche, se c'è Antonio, la mamma, cioè la mamma. Ma se ci trovo pure Antonia, siamo... Kaya. Duncan. Sempre quello dei blu. Già l'avevo visto nel gameplay di Napoli. Wade. Wade, il giocatore di basket. Sono tutti maschi, c'è solo Kaya. Mettiamo Kaya. Kaya e Antonio. Antonio Kaya. Ecco qua, abbiamo comprato la mamma e il papà per il piccolo scimpanzé. Se l'elicottero ce lo permetto e lo porta. Non arriva qua. Vabbè, veniamo a controllare più tardi. Intanto mettiamo qualche altro animale pure qua. Qua cosa ci stavano? Un orso bianco. No, mettiamo un orso blu. Non esiste. Mettiamo una. Come fa a esserci l'orso bianco se io non ce l'ho sbloccato? Vabbè. Mettiamo l'orso nero lì. Fare la ricerca. La ricerca mi aiuta anche a salire di livello. Orso bruno maialano. Ima. Un orso bruno fusionato. Un orso bruno fusionato con un maiale. Sasi. A bot. Una bot o due bot? Ecco. Ecco. Mettiamo a bot, mi piace questo. L'orso a bot è arrivato nello... Qua stanno ancora aspettando lo scimpanzé. Ehi, scimpanzé! Ah, ecco perché non arriva. Perché questi due si sono messi a giocare dove deve atterrare lo scimpanzé. Vi levate? Ecco, fate atterrare questo scimpanzé. Fate atterrare lo scimpanzé. Qua ci mettiamo vicino agli elefanti un bel leone. Così se li mangia. No, sto scherzando. Insieme agli elefanti mettiamo l'ippopotamo. Però non ce l'abbiamo. Perché la modalità sfida ti fa iniziare tutto da capo. Io avevo già sbloccato tutto. Da capo. Allora insieme ho sbloccato un rinoceronte. Rinoceronte bianco. Rinoceronte nero. Io lo voglio. Iniziamo la ricerca del rinoceronte. Possiamo comprare anche qualche... che abbellimento. Ho altri 7 minuti solo per... Mettiamo... paesaggio. Savana. Ah. È una spada nella... Poi mettiamo qualche chiosco, va. Il chiosco, cibi e bevande, mettiamo... McDonald's. Mettiamo da quest'altro lato, mettiamo un altro... Succede solo da McDonald's. Qua. Ricerca completata per il nuovo...
chiamo Flint Zander. Che? Come si chiama questo? Chrysanthemum. Chrysanthemum, questo porta sfortuna. Roland, mettiamo Roland, suona la batteria. Hai sbloccato il livello 8, mi manca solo un livello. Pavone indiano. Orso di famosa, bradipo di dattili. Indiano, un prato tropicale, un albino. Mettiamoci pure la femmina di rinoceronte. Non è da solo. Siamo Joan? Gigi! Però è femmina. Gigi d'Alessia! Denaro insufficiente. Come denaro insufficiente? Oh oh. Mi sarei botta di acquistare, non me ne da. Qua poi l'hanno messa le due scimmie. Devo aspettare un po' che salga. Prezzo d'ingresso. Biglietto normale. Alziamo il biglietto. Iniziare a guadagnare un pochino di gesso qua. Abbiamo migliorato anche qui. Sono esagerato con gli animali, per questo ho finito i soldi. Siamo a metà del livello 8, abbiamo altri 4 minuti e 40 per cercare di arrivare al livello 9. Come ci posso... Dai, esperienza. E grazie a questa miglioria della panina, ecco. Quasi livello 8. Un altro sforzo, un altro piccolo sforzo. Miglioriamo anche questo. Eh sì, è livello 9, ragazzi. Livello 9. Una suricata. Il leone del Katanga. Che cacchio è il Katanga? Un'iguana delle piccole antille, roccia savana. Savana grande. Congratulazioni, hai sbloccato fontana elefante d'oro. Scenario riabilitazione animale. Giardino zoologico modalità libera, santuario per animali in Alaska. Bene, 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 bene. Abbiamo sbloccato un bel po' di cose. E quindi direi che per il momento va bene. Gioco con gli animali, mi ha dato una nuova sfida. Come posso? Ah, adesso perché mi fa continuare come se volessi usare sempre questo zoo, ma a me bastava solo vincere la sfida. Bene, abbiamo finito questa sfida, ragazzi. Spero che, come al solito, questo gameplay vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, ragazzi, da parte del mio leone del Katanga... Madonna! Grazie, ragazzi, al prossimo video. Ciao, adio!